Deve riposare. Sono in piena campagna elettorale. Prima riusciamo a guarirla, prima ci liberiamo di lei. Si è sentito male qualcun altro alla convention? No, non credo, e comunque non è questo. Voglio dire, sono settimane che galoppo, viaggio parecchio. La settimana prossima vado in Sudan. Mi aiuta a concentrarmi. Meglio dei farmaci. Apra la bocca, senatore. Bella cicatrice. All'asilo. Cadendo dall'altalena mi sono morso la lingua. Ho parlato male per anni e tutti mi prendevano in giro. E questo mi ha portato a lottare per dare una voce a chi non ce l'ha. Sì. Le lingue guariscono molto in fretta. Il suo gruppo di consiglieri le ha costruito una bella favoletta, così rischia di vincere coi voti dei balbuzienti. Cos'è? Repubblicano o detesta tutti i politici? Trovo noioso essere costretto ad ascoltare idiozie. Lei considera la sincerità un'idiozia? C'è un ragazzino nero che dal ghetto è riuscito ad andare a Yale e poi è arrivato al Senato. La sua storia è già abbastanza ricca e non ha bisogno di dire bugie sulla lingua. Riprovaci. Cosa c'è? Che cosa c'è? Il cibo non c'entra, è il cervello. Fagli una risonanza magnetica e una puntura lombare e lei annulli il suo viaggio. La lombare